buona domenica a tutti. Eccomi qua Stefano. Io intanto ero presente allo stadio, ho visto tutto il primo tempo e una buona parte del secondo. Devo dire una cosa, la prima che ho visto due squadre giocare a calcio ed è stata una partita divertente in Serie D, soprattutto su un campo del genere è difficile. E poi penso obiettivamente che giocando così il Carpanetto di strada ne deve fare per forza. Ma guarda, mi fa piacere quello che dici, perché noi è quello che ricerchiamo, noi lavoriamo per fare questa cosa durante la settimana. È chiaro che quando poi, diciamo così, in un campionato così equilibrato, quando parti in salita è sempre difficile, è sempre più difficile. E poi dopo ci sono anche delle situazioni, diciamo così, di campo che noi regaliamo tanto, perché anche oggi, voglio dire, abbiamo regalato il primo gol, il gol, perché l'abbiamo regalato. Poi siamo stati anche, io non parlo mai di sfortuna, perché però anche oggi un po' di sfortuna mi va di dirlo, perché abbiamo sbagliato un rigore, abbiamo preso una traversa, abbiamo avuto tre occasioni nitidissime in cui magari abbiamo peccato anche noi, per l'amor del cielo. E dopo le partite, sì, è giusto quello che dici, però le partite poi dopo si determinano anche sugli episodi, e noi sugli episodi purtroppo non siamo ancora forti. Ecco Stefano, ovviamente hai fotografato la partita in maniera corretta, hai preso fra virgolette il solito gol con un passaggio sbagliato in fase di impostazione. Ma nel primo tempo, nel momento più complicato per aver preso il gol, la tua squadra è uscita, e la sfortuna si può dire, perché una traversa, un miracolo del portiere, e su un tiro ravvicinato, un quasi autorete loro, un altro miracolo del portiere, il palo in questo caso si può dire. Ecco, voi comunque mi date sempre la dimostrazione di essere una squadra che può fare qualsiasi cosa, nel bene e nel male. Sì, ma io infatti questa te l'avevo già detto, ma al di là di noi, questo è proprio l'equilibrio del campionato che ti porta a queste conclusioni qua, perché noi sì, ma anche tutte le altre squadre. Questo è un campionato dove può succedere di tutto, dove io tolgo magari un po' il Mantova, perché il Mantova è una squadra, però anche lui lo vedi che ultimamente all'inizio vinceva 4-5-0 volte, adesso magari fa più fatica, no? Anche lui, no? Poi dopo rimane una corazzata per la categoria, però poi gli altri può succedere di tutto, dove l'ultima vince con quelle davanti o viceversa. È un campionato così equilibrato, e tante volte, ripeto, le situazioni e le partite si vincono, si perdono per degli episodi, e quindi noi dobbiamo diventare bravi in quello, perché in quello noi purtroppo siamo ancora carenti, perché noi, al di là del fatto che si può sbagliare, però noi appena sbagliamo prendiamo gol, perché anche oggi abbiamo sbagliato un passaggio che non si doveva fare, perché non eravamo neanche pressati, ma ok, però sbagliamo e prendiamo gol. Gli altri magari hanno sbagliato e non hanno preso gol. Quindi bisogna anche questi episodi dobbiamo essere, io dico che sei tu che te li devi portare dalla tua parte, probabilmente noi dobbiamo essere più bravi a portarcele dalla nostra parte questi episodi. Ecco, adesso si gioca in quel di Mantova. Cosa ti può dare Scappi? Ti può dare maggior solidità in difesa? Puoi tornare anche a giocare a 4? Oggi hai giocato con la difesa 3. Ecco, da che punto di vista ti può migliorare una squadra, oltre al fatto che è un giocatore che viene da un campionato di Serie C da protagonista? Al di là di giocare a 3 o 4, adesso noi stiamo consolidando questo modo di giocare, possiamo giocare anche a 4, non lo so, quello lo vedremo. Quello che sicuramente ci può portare Federico è esperienza e personalità. Sicuramente quelle sono componenti molto importanti in questo campionato, e quindi noi l'abbiamo preso anche e soprattutto per questa cosa qui. Poi è un giocatore anche che ha personalità con la palla, non ha paura di giocare, quindi è un ragazzo che sicuramente ci darà una mano.